E invece io rientro con un altro speaker che a questo punto lascio presentare da sé. Ciao, ciao a tutti Buona e mancata. ciao Fabio. Grazie mille, è un onore essere qui. È un bellissimo evento ed è bellissimo vedere la community così attiva. Io sono Dario Tranchitella, eh, mi conoscete anche come Promefirion su GitHub e sto lavorando per Classics come open source developer e siamo qui a presentare Capsule, il nostro ultimo progetto open source che va ad aumentare le capacità di multitenancy di Kubernetes. Eh, sono un nerd, non ho nessun problema a dirlo, mi piace tantissimo scrivere codice. <ride> Quindi, nel tuo talk ci sarà del codice? Assolutamente sì. Non sarà live coding perché ho la tastiera meccanica e non volevo disturbare tutti quanti. Perché fa <ride> meccanica quindi... ricordiamo, è quella tipo computer IBM pesantissima anni eh, 90, esatto. 90, giusto? Oggi sono no? molto più raffinate, quasi dei prodotti di design. <ride> Però... Esatto, esatto. Sono molesto. Quindi no, in realtà ho registrato degli schinema e di conseguenza commenterò io che scrivevo codice. Ok. Dario, abbiamo. Attualmente 290 persone collegate. Magari durante il tuo talk sforeremo i 300. Io non perderei tempo e ti lascerei la parola a questo punto. E allora, a tra poco. Ciao a tutti, io sono Dario Tranchitella, sono Open Source Developer per Classics e in questa sessione vi parlerò di capsule, ovvero come implementare la multitenancy in Kubernetes senza perderci la testa. Ma innanzitutto è necessaria una piccola introduzione. L'introduzione è spiegare esattamente qual è il problema della multitenancy, ovvero parleremo che cos'è la multitenancy, come è possibile implementarla in Kubernetes e i vari livelli che vengono offerti. Allora Iniziamo subito la definizione. Multitenancy è un modello di architettura per organizzazioni aventi una moltitudine di applicazioni in esecuzione nello stesso ambiente o dove differenti team condividono lo stesso cluster Kubernetes. Se ci pensate in Kubernetes effettivamente è così. Noi abbiamo i nostri namespace che tecnicamente possono essere utilizzati per implementare un layer di multitenancy. Ho deciso di portare anche questo piccolo meme perché effettivamente sono le aspettative e la realtà. Quindi noi siamo convinti di riuscire a ottenere un alto livello di multitenasi semplicemente utilizzando gli strumenti di Kubernetes. Ma non è propriamente così. Avremo poi modo anche di capire esattamente quali sono i problemi con le risorse primitive di Kubernetes. Ora analizziamo velocemente come è possibile ottenere la multitenancy in Kubernetes. Ovviamente Kubernetes offre degli strumenti che abbiamo già visto, sono i namespace, ma abbiamo a disposizione anche limit range, network policy e resource quota. Iniziamo dal primo. Il limit range ci dà la possibilità di impostare dei limiti sia al rialzo che eventualmente al minimo per delle risorse del nostro pod. Questo vuol dire che possiamo impostare che un pod non possa consumare più di 4 CPU, ma che debba consumare al minimo una CPU o 0,5 CPU o qualsiasi altro valore. Per quale motivo le limit range sono fondamentali in aspetto multi tenancy? Principalmente perché se noi abbiamo necessità di isolare dei compartimenti applicativi dobbiamo impostare dei limiti, se no sappiamo benissimo tutti quanti che un pod senza limiti può saturare tutte quante le risorse. Successivamente abbiamo la risorsa delle network policy che sono fondamentali per effettuare una segregazione del networking, quindi dare la possibilità alle applicazioni di poter dialogare con l'esterno o eventualmente di bloccare il traffico all'interno. Con le network policy voi potete dire che l'applicazione di front end può comunicare esclusivamente con l'applicazione di back end e l'applicazione di back end può dialogare esclusivamente con il database. Questo vale sia all'interno del single namespace che eventualmente per applicazioni che vivono al di fuori del namespace, quindi dire che i pod di produzione non possono parlare con i pod dello sviluppo o dello staging o di qualsiasi altro ambiente e di conseguenza applicato al singolo namespace. Infine abbiamo le resource quota e le resource quota sono effettivamente il fulcro, il cuore della multi-tenancy implementata in Kubernetes, perché ci permettono di impostare dei limiti sulle risorse a livello globale di tutto quanto il namespace, quindi. Possiamo dire che in un namespace non devono girare più di 100 pod, non devono essere allocati più di 20 terabyte di storage o eventualmente non possono essere utilizzati più di tot gigabyte di memoria. Ovviamente tutti quanti questi oggetti devono essere poi eh, messi insieme attraverso la RBAC. In questo modo un utente può essere amministratore del proprio namespace o eventualmente dei propri namespace e... Questo funziona molto bene quando si parla esclusivamente di segregazione delle applicazioni. Diciamo che funziona un pochino meno nei, cont nei contesti di container as a service, sia interni che con pubblici e con interni intendo eventualmente un'organizzazione che decide di implementare un approccio multi tenancy all'interno della stessa azienda, all'interno degli stessi reparti. Poi ovviamente pubblico ci sono dei problemi ancora più grossi perché parliamo a questo punto di noisy neighbors, del problema del node port, della security e quant'altro. Ecco Detto questo abbiamo visto come è possibile implementare la multitenancy in Kubernetes, però vediamo anche un piccolo meme in questo caso, perché Kubernetes sì ci dà tutti quanti gli strumenti per costruire la nostra multitenancy, però manca sempre, non sempre, però manca un gradino, un, uno step successivo per eh, avere una multitenancy effettiva. Ora, lasciamo perdere un attimo le battute e cer cerchiamo di concentrarci ancora un attimo sui vari livelli di multitenancy. Io ne ho identificati tre, ce ne possono essere molti di più, però sono i più significativi. Iniziamo dal primo, un cluster per app. Qui l'isolamento è garantito perché avremo per ogni singola applicazione un cluster, ma i costi operativi, come potete immaginare, non sono assolutamente indifferenti e questo può funzionare molto bene, soprattutto quando adottiamo l'approccio del cluster a scattle, che è molto simile a quello um, delle, dei container, con le virtual machine, ma applicato ai container, ma ha un costo esorbitante perché avremo bisogno di alta affidabilità dei nodi del master anzi dei control plane, un'infrastruttura un e tutto quanto il resto, quindi diciamo che è molto esoso. Un altro approccio invece può essere quello di un cluster per team, di conseguenza ogni team che ha in capo una o più applicazioni, quindi una sorta di business unit, avrà il proprio cluster. Questo è un ottimo compromesso perché alla fine avremo dell'insieme di applicazioni all'interno di un unico cluster. Ma poi dei problemi per quanto riguarda la compliance di gestione. Ovvero non esiste una mancanza di controllo centrale e di uniformità. Quindi immaginiamo tutta quanta la logica di logging, di monitoring, di tracing, e ho inserito anche un'affermazione molto forte che è la seguente: in mancanza di processi comuni questo approccio è pura anarchia. Infine abbiamo l'approccio shard, ovvero del cluster condiviso e questa è l'implementazione che abbiamo seguito in capsule e andiamo a creare una strazione denominata tenant, ovvero una collezione di namespace in capo a un utente. Il nome di questo utente è il tenant owner a livello di nomenclatura e il tenant owner ha diritti di amministrazione su queste risorse che agiscono come un'unica entità e anche in questo caso devo assolutamente utilizzare un meme e il meme è il seguente un cluster per domarli, un tenant per trovarli un kubeconfig per germirli e nel buio incatenarli ovviamente non era questa la frase originaria ma lasciamo perdere abbiamo visto come funziona la multitenancy quali sono gli strumenti necessari in Kubernetes per implementarla cerchiamo di capire esattamente Capsule come funziona allora Capsule per cercare di ehm, essere abbastanza concisi si basa su quattro concetti ovvero l'identificazione dell'utente, i webhook, le owner references e le CRD. Iniziamo con l'identificazione degli utenti. Allora, tutto comincia effettivamente da un utente che appartiene a uno specifico gruppo. Nel, il valore di default è Capsule Classics IO, ma può essere tranquillamente personalizzabile in base alle, alle esigenze dell'implementazione. Quindi, tutte quante le chiamate API che vengono effettuate da questi utenti vengono intercettate, ovvero validate e modificate. Ora, una piccola premessa: in Kubernetes non esiste il concetto di utente, questo può esistere in OpenShift Container Platform o eventualmente in altre platform as a service. Di conseguenza, quello che noi facciamo con Capsule è agganciarci all'OpenID Connect Provider, quindi all'Identity Provider, in modo da avere una sorta di estrazione di utente. Ovviamente si può adoperare questo approccio dell'identificazione dell'utente anche senza un Identity Provider, si possono usare i certificati, quindi può funzionare, soltanto che è un pochino più macchinoso perché dovrete farlo voi al posto di un Identity Provider. Cosa molto importante, abbiamo parlato anche di Airbag prima. Di conseguenza, un utente che viene assegnato, anzi, un utente che riceve delle credenziali per accedere a un cluster, tecnicamente non può fare niente, a meno che non vengano assegnati dei ruoli. Con Capsule è necessario assegnare un primo ruolo che, per di più, è applicato a tutto quanto il gruppo. In questo caso, Capsule Classic IO, e il ruolo si chiama Capsule Namespace Provisioner. Banalmente, è un ruolo che permette di creare dei namespace, ma successivamente, i namespace c'è cioè, tutto quanto un effetto cascata che andremo a vedere tra poco ho già spiegato che il, in capsule utilizziamo tantissimo i webhook i webhook cosa sono? sono delle callback http che ricevono un pelo di richieste e ci fanno qualcosa ovvero modificano il contenuto aggiungendo dei campi in questo caso stiamo parlando di mutating admission webhook o eventualmente validano la richiesta quindi per eseguire policy enforcement e in questo caso sono le, i validating webhook L'esempio più banale di un webhook all'interno di Kubernetes e in questa ci sono tante sessioni che parlano di Open Policy Agent e Open Policy Agent sfrutta effettivamente questa primitiva perché va a estendere le funzionalità di Kubernetes tramite un domain specific language, in questo caso Rego. Avremo poi anche modo di capire esattamente come funziona Capsule con i webhook. Il webhook principale che intercetta la chiamata della creazione del namespace va ad aggiungere la owner reference. La owner reference cos'è? È fondamentale in Kubernetes perché oltre a gestire il garbage collector delle risorse di Kubernetes permette di costruire un albero gerarchico di tutte quante le risorse che sono collegate l'una all'altra. L'esempio più banale effettivamente, è quello del pod, dove un pod è controllato da un replica set che va a impostare tutti quanti i parametri di environment variable, di volumi da montare e tutto quanto quello che abbiamo nel template spec. E il replica set a sua volta è controllato da un deployment. Quindi, come funziona in Capsule? Noi andiamo a intercettare la richiesta dell'utente che, che chiede di creare un namespace. Noi, Andiamo a controllare se questo utente ha un tenant assegnato e andiamo a creare quindi una controller reference al tenant. E in questo modo tutte quante le operazioni che verranno eseguite all'interno di quel namespace potranno essere identificate al tenant. Una cosa molto importante anche: abbiamo owner e controller reference. La controller reference viene utilizzata principalmente nell'approccio dell'operator o dei controller. La, o una reference viene utilizzata esclusivamente per il garbage collector che è il sistema di eliminazione a cascata di conseguenza quando io vado ad eliminare il namespace automaticamente tutte le risorse all'interno del namespace vengono eliminate a cascata infine capsule come funziona abbiamo una crd eh, le custom resource definition e come se sono in Kubernetes? Sono principalmente le OpenAI Spec 3, però in ambito Kubernetes. Quindi, un, operator, un, operator, un operatore le interpreta ed applica lo stato desiderato, seguendo il pattern dell'operator, quindi stato corrente con stato desiderato, e c'è una riconciliazione. In Capsule siamo molto contenti perché esiste un'unica CRD ed è quella relativa al tenant in cui andiamo a referenziare l'utente a cui appartiene e il resto della user experience è completamente Kubernetes native ovvero non utilizziamo nessun kubectl plugin, non c'è bisogno di nessun binario extra, l'unica cosa che dovete fare è kubectl create namespace my tenant o eventualmente qualsiasi altro nome. Però, ho parlato fin troppo e a questo punto direi che è ora di vedere un pochino le demo. Io ho già preparato degli Ask cinema che dovremmo cercare di far partire in questo modo. A cinema. A cinema play e iniziamo col primo, ovvero come creare un tenant. Allora, do per scontato che all'interno del mio cluster Kubernetes io sia un cluster administrator e ho già installato capsule. Potete farlo con un make deploy clonando il, vostro, il nostro repository. E in questo caso ho creato il sample tenant oil. Come vedete è un banalissimo tenant in cui posso impostare al massimo tre namespace. Posso crearlo in, uh, utilizzando lo YAML, posso listarlo utilizzando uh, tutto quanto l'API group, lo short name e in questo caso abbiamo Alice che è il nostro tenant owner. Bellissimo, immaginiamo che però a questo punto Alice voglia creare il suo namespace, quindi il prossimo schema è il seguente. Allora, nel pane in basso siamo, i nostri, siamo un Cluster Administrator, mentre in alto siamo Alice. Allora, noi siamo Cluster Administrator e abbiamo il tenant già installato, Oil, e Alice vuole creare un suo namespace a un suo kubeconfig che è stato fornito dal Cluster Administrator. Quindi quello che deve fare non è nient'altro che un kubectl create namespace. Ovviamente Alice fa già parte del gruppo Classic Capsule Classics IO e ha ereditato tramite il cluster role la possibilità di creare il namespace, come potete vedere anche da QCFTL, AUF, KENAI. Il namespace è stato creato correttamente e infatti da, um, dal cluster admin possiamo andare a vedere dalla specifica del tenant che il namespace count è stato incrementato, esatto, è stato creato ed è stato assegnato ad ELIS. Andando a effettuare una describe di questo tenant noterete nel campo status la chiave namespaces che è un array di stringhe. Ovvero oil dev è associato al nostro tenant oil. E la stessa cosa, può diciamo che possiamo andare a creare altri namespace, sempre rispettando il limite. Quindi in questo caso andremo a creare oil staging e successivamente andremo a creare oil production. Quindi dev staging production abbastanza classico se notate tutti quanti tenant dato come ho messo un watch eh, vengono listati e oil attualmente ha tre tenant tre namespace assegnati su una quota di tre perfetto abbiamo eh, raggiunto il limite però cosa succede se alice decide di creare un namespace aggiuntivo e di conseguenza sforare questa quota andiamo a vedere l'overflow Eccolo qua, l'overflow non funziona perché abbiamo un webhook, quello che vi ho detto prima di cui abusiamo tantissimo, che ci informa che abbiamo superato la quota. Di conseguenza dobbiamo contattare il nostro Cluster Administrator che andrà a modificare il tenant a manina, o eventualmente tramite un sistema di automazione, che potrebbe essere l'acquisto o il reserve di risorse addizionali. E in questo caso passeremo da namespace quota da 3 a 4. Molto semplice. Una volta salvato. L'operator si assicurerà che tutto quanto lo stato è riconciliato. Ci mettiamo un attimo in ascolto del tenant e proviamo a ricreare l'overflow. E questa volta non è andato in errore, perché abbiamo una namespace quota di 4 e il namespace count è 4. Ovviamente, vediamo se possiamo amministrarli un attimo questi namespace. Quindi proveremo a impostare il context sul oil overflow. E proviamo a vedere se possiamo creare ad esempio un deployment. La risposta è sì, perché siamo administrator, un service anche. E a questo punto vediamo se possiamo eliminare eventualmente un namespace. E la risposta è sì. Ora facciamo un piccolo test: proviamo a eliminare un namespace, giusto per dimostrare l'esperienza nativa di Kubernetes. Quindi, Alice può creare un namespace. Come eliminarlo? Ovviamente può eliminarlo soltanto se il namespace le appartiene. Infatti, il namespace count è stato aggiornato. Ora andiamo con il terzo esempio che è le network policy. Anche in questo caso sotto abbiamo Cluster Administrator e sopra abbiamo Alice. Allora, i namespace devono essere assolutamente isolati, anche se è un'opzione, potremmo anche implementare nessun isolamento. Però a noi interessa perché siamo in un contesto pubblico e andiamo a utilizzare le famosissime network policy. Nel tenant avremo un campo che si chiama Network Policies, che come potete vedere non è nient'altro che la Network Policy Spec, quindi la definizione base di Networking Kubernetes IO Network Policy. Molto semplice. Ok, in questo caso noi stiamo andando ad applicare un namespace selector sulla base delle label. Quindi abbiamo capsule classics.io slash tenant con il nome del tenant. In questo modo possiamo dire che tutti quanti i namespace che rispettano questa label possono comunicare tra di loro. Infatti, in alto, se notate, Alice vede che la label è capsule classics.io tenant oil. Quindi la, il, la network policy ci permetterà di dire. Tutti quanti i namespace all'interno di questo tenant possono dialogare tra di loro. Eventualmente, poi potete fare tutti quanti, tutte le personalizzazioni che volete. Questo è un esempio molto classico, perché io voglio isolare il tenant, non il singolo namespace. Ok, perfetto. A questo punto, Alice può effettuare il GET della network policy e una, potrebbe fare eventualmente una prova. Potrebbe mettersi qui e provare eventualmente a modificarla. Infatti. La domanda è proprio questa: cosa succede se modifichiamo la network policy che viene gestita da Capsule? Eventualmente, perché voglio provare ad attaccare la classe 192.168? O eventualmente, voglio bloccare l'accesso. Non posso. Abbiamo il webhook che ci dice che tutte quante le network policy che sono gestite da Capsule non possono essere modificate. Ci hanno beccati, principalmente. Ehm. Um... A questo punto potremmo fare un'altra piccola cosa, ovvero se io sono l'amministratore di un namespace potrei andare a creare, anzi, no, potremmo avere un piccolo errore umano, ovvero un cluster administrator potrebbe per errore andare a cancellare un namespace, è quello che sto andando a fare in questo caso. Quindi, il cluster administrator va in OIL dev, fa il get della network policy e per sbaglio la va a eliminare. Che cosa succede? Siccome stiamo adoperando l'operator pattern abbiamo una costante riconciliazione, di conseguenza subito, poco tempo, subito dopo poco tempo Capsule si metterà in ascolto di questo evento e andrà a ricreare la network policy in modo da poterla riapplicare. Ok, perfetto, quindi con le network policy abbiamo scoperto che possiamo andare a segmentare il traffico tra i vari tenant, ovvero sia in ingresso che in uscita. Ma la cosa veramente più importante è che anche gli tenant owner hanno la possibilità di creare le loro network policy. In questo caso sto facendo un esempio molto banale: vado a effettuare il GET della capsule network policy, la esporto temporaneamente all'interno di un file YAML e vado a modificare, anzi vado a eliminare, tutti quanti i campi che la referenziano a capsule, cambiando anche ovviamente il nome e in questo caso se potete vedere c'è anche la owner reference che è il cuore principalmente della riconciliazione. Tutto quanto il resto lo lascio uguale identico, è semplicemente un test per farvi vedere una cosa molto importante. Ok, perfetto, abbiamo la nostra network policy e a questo punto proviamo a crearla. La network policy è stata creata senza nessun problema, quindi i tenant owner possono creare la loro network policy, e a questo punto la possono anche eliminare perché è una network policy che non è in capo a capsule, è una network policy del tenant owner e, come tale, deve poter essere gestita semplice, banale. A questo punto, la demo dovrebbe essere finita. Infatti, e a questo punto, vediamo il prossimo a limits, quindi le famosissime resource quota. Allora, abbiamo detto che il tenant è un'astrazione di namespace, una sorta di cappello, un livello superiore che racchiude tante risorse che però non sono raggruppate nativamente in Kubernetes. Eh, I limiti vengono gestiti tramite le resource quota e come potete vedere, attualmente il tenant oil ha un, li un limite massimo di 10 pod tra tutti quanti i namespace, ovvero che questo vuol dire che se ho un 10 namespace e ho il primo namespace che ha 10 pod ho superato la mia quota anzi l'ho aggiunta e non, la posso, non posso crearne altri quindi sono alice abbiamo in questo caso 3 namespace dev staging production e sono andando a creare delle semplici applicazioni quindi in dev vado a creare questo nginx ho creato il pod e a questo punto lo scalo a 3 repliche assicuriamoci che effettivamente poi anche i pod siano stati creati Esatto, abbiamo tre pod. Adesso andiamo a fare lo stesso anche in staging. Quindi cambieremo il context e andremo a creare un altro Nginx, My Staging App, ad esempio. Anche in questo caso andiamo a effettuare un attimo uno scale. Facciamo uno scale di tre pod. Ok. L'applicazione è stata scalata e attualmente quello che io mi aspetterei, se non conoscessi Capsule, è la resource quota aggiornata correttamente. Quindi 6 su 10, ma in realtà le resource quota vivono all'interno del singolo namespace. E attualmente stiamo utilizzando 3 pod di 10, anche se questo conteggio può essere sbagliato perché abbiamo 3 in Dev, 3 in Staging. Ma non preoccupiamoci perché tra poco vedremo la magia di Capsule, ok? Quindi... Passiamo direttamente in produzione e proviamo un attimo a creare, um, non a, a superare, ma a raggiungere il limite, limite di pod. Le resource quota funzionano sul numero di pod, ma funzionano anche sul numero di allocazione massima di CPU, di memoria, di storage richiesto. Il numero di pod è ovviamente è il più semplice. Allora, andiamo a creare anche qui la nostra applicazione. Ok, My Prod app è stata creata e andiamo a scalarla questa volta a 4 repliche in modo da arrivare a 3 più 3 più 4, 10. Nel resource quota come vedete, abbiamo 1 di 10 perché vive all'interno del singolo namespace. La matematica sì, non è un'opinione. Andiamo a effettuare questo scale, perfetto. Ah, eccetto l'errore. C'è un typo, ok, perfetto. Ora dovremmo aver raggiunto il limite, quindi abbiamo 3 namespace in dev, 3 in staging, 4 in produzione, siamo a 10, infatti come potete vedere come il cluster admin posso listare tutti quanti i namespace. Ora abbiamo raggiunto il limite e voglio provare a deployare un nuovo pod, in questo caso proviamo a deployare un redis, quindi una cache. Ottimo. Il deployment è stato creato, andiamo a vedere se effettivamente abbiamo il pod. Mm, non c'è il pod. Come mai? La prima cosa che si fa in questi casi è andare a controllare il replica set. Quindi kubectl get replica set, il replica set c'è ma desired one current zero. Quindi che cosa è successo? Proviamo a fare un attimo un describe di questo replica set per vedere gli eventi. Ed eccolo qui, se notate il pod mycash con tutto quanto lash è vietato perché stiamo superando la quota che si chiama capsule oil 1 perché stiamo richiedendo un pod quando il limite massimo è 4. E infatti ora possiamo andare a controllare la resource quota. La resource quota in questione è stata congelata perché siamo andati a fare un overload usando il termine principalmente della programmazione, della resource quota per renderla applicabile a un insieme di namespace. Quindi nel momento in cui noi superiamo questo limite, tutte quante le resource quota si congelano allo stato corrente, in modo da bloccare la creazione di ulteriori risorse. Infatti, se, potete, se ne notate, stiamo ottenendo gli stessi risultati sia in staging che in produzione che in dev. Di conseguenza abbiamo creato questa sorta di resource quota a livello cluster scope, ma non propriamente cluster scope, ma tenant scope. E questo ovviamente si applica a tutte quante le altre risorse, non soltanto a pod come ho detto prima, ma anche ai persistent volume, quindi per quanto riguarda lo storage o la CPU e la memoria. Ottimo, perfetto. A questo punto andiamo con la prossima funzionalità che è la ingress class. Che è un aspetto fondamentale, quindi se voi volete utilizzare Capsule o volete implementare le multi-tenancy per esporre delle applicazioni. L'ingress è fondamentale, ovvero dobbiamo dire quali applicazioni quali bilanciatore stanno utilizzando. Ad esempio, in questo caso, noi abbiamo il nostro famosissimo oil, che è lo stesso schema che noi andiamo a utilizzare durante il processo di CI, e abbiamo un campo che si chiama ingress classes. Ingress classes è una struttura in cui abbiamo due campi, allowed e allowed regex. La è una array di stringhe, di conseguenza possiamo andare a inserire i valori singoli applicabili. La allowed regex invece permette di definire una regex che dà una enorme potenzialità perché a questo punto con la allowed regex potrei mettere un catch all e dare la possibilità di utilizzare qualsiasi ingress. Non è il nostro caso, adesso lo teniamo abbastanza semplice quindi immaginiamo che Alice vuole creare un ingress per esporre la sua applicazione andrò a utilizzare il template che viene fornito dalla documentazione, quindi il minimal ingress e se notate abbiamo la famosissima notation che per il più è stata deprecata, ma è un altro discorso e utilizzando una, una classe Vietata, otteniamo il famoso errore dai webhook, i famosi webhook di cui abusiamo tantissimo. Di conseguenza, non possiamo, dobbiamo per forza utilizzare la default class che è stata quella, defini è stata quella definita all'interno del tenant. Ci crediamo furbi e proviamo eventualmente a creare un ingress senza questa annotation. Otterremo un errore perché abbiamo impostato una policy in cui è assolutamente necessario definire una ingress class. È troppo furbo, smart. È troppo furbo, capsule. È... Too smart. A questo punto proviamo a creare finalmente il nostro ingress specificando la ingress class non più forbidden ma quella di default. E il nostro ingress è stato creato e finalmente possiamo esporre la nostra applicazione. Perfetto. Oltre alla ingress class possiamo lavorare anche con la storage class storage class e anzi storage e ingress sono fondamentali sono dei argomenti che vanno assolutamente trattati se state approcciando il container service perché è importantissimo segmentare e isolare le risorse sia per quanto riguarda ingress che potrebbe essere un discorso di eh, reputazione dell'indirizzo IP per quanto riguarda l'utilizzo delle classi dello storage storage classes è una chiave del nostro tenant e anche qui seguiamo la stessa struttura quindi abbiamo l'array di string e la regex Qui potete implementare tutta quanta la logica che volete. Ovviamente regex non lo utilizziamo adesso. Ok, perfetto. Siamo alice, lassù in alto, e vogliamo creare un persistent volume claim in modo da ottenere un persistent volume provisionato per la nostra applicazione stateful. Anche in questo caso sto utilizzando un persistent volume claim, quello che è disponibile nella documentazione, ma utilizzando una storage class non abilitata, otteniamo questo errore. Proviamo a questo punto a fare gli hacker. Proviamo un attimo a cercare di fregare Capsule. Quindi andiamo a eliminare Storage class name. Anche in questo caso non possiamo, perché la nostra policy è di enforcement. Dobbiamo assolutamente utilizzare una delle Storage class che sono state definite per il nostro tenant. Quindi andiamo a cercare il nostro Persistent Volume Claim, andiamo a sostituire Manual e mettiamo Default. E il nostro Persistent Volume Claim è stato creato correttamente. Ci siamo. Ovviamente manca il persistent volume perché siamo in kind, però è un discorso che esula. <ride> ok, siamo verso la fine e c'è la funzionalità che io adoro di più. Questo è il capsule namespace filter, ovvero il problema più annoso nel, nella multi-tenancy in Kubernetes è che non si possono ottenere le liste dei namespace, ovvero... Il Get Namespace, quindi la lista, funziona per il Cluster Administrator, ma i tenant owner non sono Cluster Administrator, sono amministratori esclusivamente dei loro singoli namespace e Kubernetes, l'API server di Kubernetes, non permette di effettuare un'aggregazione. Quindi fare l'API Aggregation. Quindi immaginiamo che Alice um, ha il suo kubeconfig e vuole amministrare il suo namespace, lo può fare senza nessun problema. L'abbiamo già visto anche prima. Um, possiamo creare deployment, possiamo fare il get di pod, quindi funziona tutto quanto. Ma non abbiamo la possibilità di effettuare un list di tutti quanti namespace, ovvero o almeno dei namespace che appartengono a Elis. kubectl get namespace fallisce perché ovviamente non abbiamo la airbag ma abbiamo la magia di capsule na namespace filter. Um, andremo ad utilizzare Namespace Filter che è referenziato in un cube config, è un, un applicativo che non è nient'altro che un proxy che ascolta sulla 9001 con un certificato per permettere l'autenticazione la, la, tramite il certificato. andremo ad utilizzare quindi questo cube specifico dove siamo andati esclusivamente a sostituire l'indirizzo in cui sta ascoltando sulla porta 9001 e la certificate authority. Ok, perfetto. Quindi stiamo parlando con il nostro capsule namespace filter e magia. Alice ha la possibilità di vedere i suoi namespace su soltanto i suoi dev, production e qa. Sta funzionando ma abbiamo anche un altro tenant. Quindi oltre a oil abbiamo bob che ha il tenant crude e anche bob ha un suo namespace. E mi aspetto di vedere i namespace assegnati al tenant crude. Kubectl get namespace perché abbiamo impostato il cube config di bob e come vedete abbiamo crude qa. Perfetto, um, tenete conto che questo output non è un plugin di kubectl, ma sono delle chiamate che vengono wrappate e decorate nei confronti di Kubernetes API Server, infatti questi sono i JSON che ci stanno tornando. Funziona con kubectl, funziona con le dashboard, può funzionare con tutto quanto. Ok, perfetto, io penso di aver, fatto, di aver completato la fase di demo. Mi manca soltanto la slide in cui vi spiego come la licenza di Capsule è una paci 2, questi sono i repository in cui potete aprire issue, potete anche fare domande, saremo felicissimi di rispondere se avete problemi. Anzi, non aspetto altro che apriate dei bug o delle feature request. E a questo punto direi che la mia presentazione è finita e aspetto volentieri le vostre domande. A presto e divertitevi con i prossimi interventi. Ciao! Dario, eccoti. Ciao. Interessantissimo, ho seguito soprattutto l'ultima parte, la demo. Mi è piaciuto molto il live coding preparato, preparato, anch'io ogni tanto lo faccio. Molto bravo, davvero. Eh, senti, un bel prodotto, mi pare di capire. Qui invece di codice ne abbiamo visto, ne abbiamo visto un sacco. Mi è piaciuta l'ultima funzionalità. Stavamo chattando dietro le quinte. Ripartiamo da quella, forse un attimino, cioè la ger gerarchicità, l'ho detto bene, di eh, lascio, lascio spiegare a te forse cosa si può fare con quest'ultima funzionalità che abbiamo visto. Allora, l'ultima secondo me è molto interessante perché è un problema che hanno tutti quanti quelli che esatto, effettivamente. Questa cosa è una bomba. Sì, 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 io la definisco una bomba perché in realtà il codice che ci sta dietro è veramente banale perché stiamo parlando di appena 200 righe di codice. E la cosa che mi piace tantissimo di Kubernetes, soprattutto se lo si affronta come sviluppatore, è che ti permette di estenderlo nel senso che non devi metterti a modificare nulla, devi ovviamente seguire la sua versione opinionata di sviluppo, ma offre delle potenzialità. Potenzialità incredibili, nel senso che noi con Capsule abbiamo aggiunto un minimo di business logic, ma tutte quante le primitive sono quelle di Kubernetes. Bisogna saperle soltanto orchestrare bene. Offrono degli strumenti tipo quello dei webhook, eh, quello anche della decorazione delle richieste API, le CRD, quindi non abbiamo inventato nulla uh, di nuovo, in realtà siamo stati abbastanza intelligenti, almeno credo che siamo stati abbastanza organizzare intelligenti. organizzare esatto. i pezzi assieme in una, quella che si dice, uso un termine anglofono, tra l'altro in chat si è scatenata una discussione sui termini e, e il warning, dopo magari ne parliamo, ma in un'altra sede. No, dicevo, la vostra barbura è, Rimettere assieme, ricollocare in una big picture, quindi qualcosa che è anche questa è parola super inflazionata, ma importante, olistica, qualcosa che alla fine fa funzionare. Io mi sono segnato qui. Tu hai detto un processo di team, giusto? Che forse, forse. è una delle idee, cioè diciamo. È qualcosa che è scaturito, questa riflessione, da un caso reale che avete avuto. diciamo. Qui mh, ero appuntato: ci sono dei casi reali che state cercando di, di indirizzare? Come è nata l'idea di sviluppare capsule? E appunto il tutto si riconduce un pochino all'esigenza di mappare dei processi di team, se ho capito bene, che, che, che significa il momento del git commit fino a quando il codice arriva in produzione? no? Perché. In XP e in agile, anzi, metodi agili per lo sviluppo di software, una riga di codice in produzione è finita quando genera va valore, è giusta la definizione. Penso di <ride> sì, guarda, in realtà guarda, ci porta lì, in qualche modo esatto. Tieni conto che noi abbiamo provato a seguire un pochino le richieste di alcuni clienti che seguiamo, e poi, ovviamente, uno sviluppo open source vuol dire che deve essere il più generalista possibile. Quindi gli approcci, quello che puoi fare con Capsule è gigantesco. Puoi realizzare un container as a service pubblico, come è stata la prima richiesta, puoi utilizzarlo come container as a service interno, o può essere utilizzato anche per avere un unico cluster per avere tutti quanti gli ambienti. Io mi immagino anche le piccole startup, nel senso che l'approccio solitamente è quello di utilizzare servizi managed, che potrebbe essere IKS, AKS, o qualsiasi altro Kubernetes managed. Vuol dire però avere tanti cluster per ogni ambiente e solitamente e io ci sono passato in una startup, non ci sono costi, tantissimi soldi, significa anche gestirli giusto poi. Esatto, per, esatto. Perché noi pensiamo ai costi che eh, sono la fattura dei vari nostri cloud provider, ma, ma ci sono, sto dicendo ma ci sono anche delle persone che poi devono avere a che fare con le cloud che, certo, magari hanno meno bisogno di essere gestite del metallo, del vecchio ferro, no? della vecchia rack a un'unità, però comunque è codice giusto? Quindi, sì, 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 eh, sì. Eh. Io ci sono passato in realtà, a me squillava il telefono con Pager Duty che mi diceva guarda che c'è un incidente, di conseguenza più il Pager numero di cluster aumenta, è un software di notifica per chi fa un call, quindi reperibilità eccetera eccetera. La, la fantastica reperibilità che tutti quanti <ride> adorano. Sì, sì, sì. sì, sì. E... Ok, eh, stavo guardando se ci fossero delle domande in chat. Eh, ce n'è una di Luigi che chiede: Complimenti. Beh, dice compl ti fai complimenti. E poi dice: eh, è un po' sibillina, però. Esiste un'alternativa a Capture? Cioè, eh, oltre a te, magari vi siete ispirati a qualcosa? C'è cioè qualcosa che è stata un'iterazione zero? Allora. Eh... Fabrizio ha parlato dei working group e degli special interest group in Kubernetes e in Kubernetes sì, si parla anche di multitenancy e c'è un progetto molto interessante che si chiama HNC, che sarebbe hierarchical namespace controller. poi lo scriviamo, magari. Così esatto. E bene. principalmente. Ci sono delle alternative, ci sono anche prodotti come può essere di Kubernetes Spin, eh, conosco anche Angel Barrera, è uno sviluppatore molto anche lui attivo nella community, uh, conosco anche Kiosk, che è un altro progetto open source. Quello che abbiamo fatto noi in realtà non è stato ispirarsi a questi prodotti, o almeno um, HNC, quindi Hierarchical Namespace Controller, ti permette effettivamente di implementare una sorta di multi-tenancy, però in realtà sono dei building block. Quindi non è una vera e propria alternativa. Quello che noi volevamo ottenere con capsule, che lo dico proprio da sviluppatore come anche end user, perché io ho iniziato a utilizzare Kubernetes come utilizzatore e poi sono arrivato alla parte successiva in cui scrivo esatto a farmi i miei pezzi. Quello che io odiavo eh, di alcuni approcci era la. L'opinionated, come si può dire in italiano? Comunque... Sì, la rigidità di alcune posizioni si fa così da esatto. giusto? Esatto, esatto. soprattutto... Partiamo da questo assunto è quello è l'ipotesi da cui poi. Cioè, anzi, da questa tesi, e quella tesi la prendiamo per buona. Per poi... eh, sì, esatto. Quello che a noi piaceva di capsule, e quello che abbiamo impostato io e Adriano è quello di dare un'esperienza Kubernetes Native al 100%. Quindi niente plugin, eh, niente CRD che solitamente sono un dolore principalmente da gestire in Kubernetes. Quindi abbiamo preso quello che volevano le persone e ascoltiamo molto anche i commenti, le feature request che abbiamo su GitHub, quindi qualsiasi cosa provate a chiedere e noi lo analizziamo e cercheremo di portarlo perché l'obiettivo è essere trainati dalla community, è il cuore dell'open source principalmente. Dario, ti ringrazio, siamo alla fine dello slot. E tra poco arriva un altro speaker, quindi eh, ringrazio te, ringrazio Classics e andate a vedervi Capsule. E direi eh, prossimo speaker e un grazie di nuovo. Ciao a tutti.